speso da casa mia per arrivare a Vindoli, scopriamolo insieme. In questa avventura Luca è stato il driver, nonché mio amico. Avendo affittato una casa per Capodanno, ce l'avevamo portati dietro molta legna e la macchina in effetti non consumava così poco. E tra 80 km rimanenti, un paesaggio e l'altro, il confine con l'Abruzzo e Luca che stava per incidentare la macchina, siamo finalmente arrivati all'autogrill. Io ho fatto la colazione all'italiana e invece Luca ha fatto la colazione all'inglese. E dopo aver tamponato la macchina ed essere scappati dalla polizia, no scherzo, non è vero, abbiamo fatto benzina alla Captur, che vi posso dire si stava comportando davvero in modo egregio. Auto fantastica. Finalmente ripartiti. Luca era teso perché sapeva che lo stavo riprendendo. E dopo essere arrivati all'uscita di Celano, essere usciti dall'autostrada, aver superato la selva oscura abruzzese, aver fatto delle curve fantastiche che sembrava di essere al Nürburgring e aver attraversato una roba come 10.000 paesini, finalmente siamo arrivati a Dovindoli, ovviamente vivi, per un totale di spesa di 44 euro. Che dite, abbiamo speso troppo o poco? Fatemi sapere se